Puntuali con un nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi parliamo di un imprenditore che festeggia un compleanno importante. 20 anni del Garden Floridea. Ho ascoltato per voi Maurizio Piacenza, una storia che nasce nel 1952 con i suoi genitori per arrivare ad oggi, 2020, con un'azienda assolutamente innovativa. Ascoltiamolo. Allora, mio papà con il fratello hanno aperto delle serre in Borgo Trento, nella sede storica di Via Cesiolo. All'inizio era proprio un lavoro, rapportiamoci agli anni, nel 52 il florovivaismo non era assolutamente considerato qui nel Veneto, perché più che altro i florovivaisti erano tutti nella zona della Liguria. Poi per loro è stata una scommessa, hanno aperto e poi hanno aperto il negozio, un negozio storico che è stato per tanti anni in via 4 novembre, e addirittura Elisa pensa che negli anni 60 avevamo anche le serre in piazza Cittadella, dove c'è la Villa Bolla, avevamo serra e negozio lì. E a Maurizio Piacenza abbiamo voluto far raccontare com'è stata la sua infanzia in mezzo ai fiori e alle piante. È stata molto bella, è stata a contatto con la natura. Io ricordo la sera che dopo l'orario di apertura ci si trovava nelle serre, si piantavano le piantine piccole, e anch'io da piccolo con la mia mamma facevo questo lavoro di piantare le piantine piccole e portarle proprio a maturazione. Il tuo papà faceva proprio un altro lavoro, cosa faceva? Allora, mio padre aveva cominciato come proiezionista, poi, siccome aveva preso la laurea, insegnava greco e latino a scuola. E improvvisamente col fratello hanno pensato di fare questa cosa, perché avevano trovato questo terreno che allora era fuori mano, perché era in Borgo Trento, che allora non c'erano ancora tutte le case che c'erano, era abbandonato, diciamo, era campagna, e hanno aperto queste serre che, come ti dicevo prima, erano anche serre innovative per allora, perché le prime serre ad apertura automatizzata le abbiamo fatte noi a Verona. Abbiamo ascoltato della storia di papà, di Maurizio Piacenza. Vogliamo sapere anche la mamma, che ruolo ha avuto in questa avventura imprenditoriale. Allora, la mamma, che era conosciuta come Lina, il suo nome reale era Fleride, quindi omen nomen, no? Ha collaborato con mio papà tantissimi anni, praticamente sempre, e poi negli ultimi anni aveva il negozio che noi avevamo in via di Getto, dove c'è l'anagrafe, e l'ha gestito lei per anni. Maurizio Piacenza, seconda delle tre generazioni di questa importante azienda florovivaistica, com'è stato il passaggio generazionale, soprattutto quali sono le competenze necessarie per avere un'attività sempre nuova ma soprattutto di successo? Più che altro è servita una preparazione sul campo, perché io ho collaborato da quando avevo 18 anni con mio papà, tra alti e bassi come sempre con i genitori, e abbiamo avuto le nostre battaglie, le nostre guerre, però c'è sempre stato alla base questo amore per la natura e per le piante. Imprenditori che credono nella propria attività e investono per rinnovarla, è il caso di Maurizio Piacenza, che proprio l'anno scorso ha realizzato il restyling del suo garden, ma ce lo facciamo raccontare. Sì, noi siamo nati appunto nel 2000 qui, con delle serre che dovevano essere solo di produzione, che le avevamo fatte nel 93, poi nel 2000 appunto abbiamo aperto il garden. L'investimento è stato costante tutti gli anni, siamo arrivati all'anno scorso che abbiamo fatto un investimento molto grande, perché abbiamo rifatto tutta la facciata, tutto l'ingresso, tutto il parcheggio, e soprattutto abbiamo comprato il terreno in fianco per poter fare le serre di produzione qui vicino a noi, che adesso le abbiamo a 20 km da Verona. Maurizio Piacenza è imprenditore, ma anche ha un ruolo istituzionale come consigliere dei florovivaisti veneti, che contano ben 150 iscritti. E i giovani come si stanno comportando rispetto a questa attività professionale? È un'associazione molto importante, siamo in 150 in tutto il Veneto, sono aziende anche molto grandi, molti artigiani, molti giardinieri, molti floricoltori e tanti giovani, e questa è una bella cosa, vuol dire che questa attività veramente attira anche molti giovani, perché hanno scoperto che il contatto con la natura, il coltivare le piante e il verde è molto importante, non solo come cosa estetica, è anche importante per la natura stessa, perché ci sono delle piante, lo sapete benissimo, che depurano l'aria, e piante che, oltre a essere molto belle, ci fanno anche stare bene.
E dopo aver ascoltato la storia di Maurizio Piacenza e dei suoi 20 anni di Garden Floridea, colgo l'occasione perché in tanti ci avete chiesto di riparlare delle piante che depurano l'aria. Io ho rincontrato Cecilia che ci parlerà oggi, come prima pianta, ne abbiamo ben 5 da raccontarvi, ci parlerà proprio dell'aloe. La prima pianta è l'aloe vera, è una pianta molto conosciuta anche per le caratteristiche lenitive, per la pelle e curative, però è anche importante per il discorso proprio della capacità di assorbire gli inquinanti, ossigena l'aria, si può tenere anche in camera da letto, è una delle piante proprio che si possono comunque posizionare anche in ambienti chiusi. E poi ha una caratteristica particolare che è un po' una pianta rivelatrice. In pratica proprio sulla superficie delle foglie si può vedere qualche macchia e questo macchie marroncine. Questo proprio rivela il fatto se ci sono più inquinanti e quindi aiuta anche in quel senso. Poi appunto assume proprio gli inquinanti al suo interno, dalla formaldeide che si trova nei tessuti, in vari vernici. E chi a casa non ha molto spazio può anche adottare delle piante che magari sono ricadenti, quindi da appendere. Ne hai una da proporci? Sì, avrei Chlorophytum comosum, che sarebbe chiamato nastrino anche perché ha queste foglioline un po' lunghette, verdi, colorate e sfumate di bianco. È molto carino e dopo ha la caratteristica anche di fare dei germogli proprio agli apici dei fiorellini, cioè ogni tanto fa come un rametto e in fondo si creano delle piantine con delle radici proprio appena appena accennate. Per chi ha una casa molto grande, forse una pianta è poca, c'è un parametro da seguire? Certamente, e dunque sempre hanno provato e visto le capacità, dunque serve una pianta ogni 9 metri quadri di medie dimensioni, quindi potrebbe essere anche un Benjamin, però insomma, dopo si sa che più piante ci sono e meglio è, anche perché comunque allietano lo spirito e veramente vedere un appartamento con e senza piante è tutta un'altra cosa. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti. Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale Voluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Una pianta che spesso è anche imponente è il Ficus Benjamin, che viene utilizzato spesso negli uffici ma adesso anche negli appartamenti, nei negozi. Anche il Ficus ha delle caratteristiche importanti per la depurazione dell'aria? Certo, proprio anche quello riesce a depurare l'aria e in più cattura anche le onde elettromagnetiche, che insomma non ci si pensa, ma sia negli uffici che a casa così, è perché sono tutte sia sostanze che onde che non si vedono e tante volte non si dà l'importanza dovuta, mentre invece sono proprio degli inquinanti. E il Ficus è abbastanza facile da tenere tutto sommato, poi dà soddisfazione perché diciamo che è quello che assomiglia di più a una pianta. Il fatto di avere una pianta in casa è veramente gratificante. Una pianta facile, 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 tre volte facile, la Sansevieria. Perché è utile averla in casa e come si può curare? Bella, proprio facile, facile, perché proprio non ha bisogno di cure quasi, è quasi un'autogestita, nel senso che si dà pochissima acqua, sempre come dicevo nel periodo dall'autunno alla primavera si rallentano proprio tutte le funzioni delle piante, si dà meno acqua ancora, non c'è proprio un periodo specifico per dire ogni 20 giorni l'acqua, okay.
però veramente deve restare ben ben asciutta, perché proprio è fatta strutturalmente che attira l'acqua al suo interno. Quindi se si eccede è facile che si rovini proprio dalla base. Quindi è facile e si può tenere senza difficoltà. E poi è molto utile perché assorbe gli inquinanti, i classici, quindi i VOC, che sono i composti organici volatili che ci sono nella casa, dalla formaldeide al benzene se qualcuno fuma, e insomma varie sostanze che ci sono nelle vernici, così. E in più si può tenere una delle piante che concilia il sonno, fa fare dei bei sonni, e si può tenere in camera da letto. Dai Cecilia, vogliamo un'ultima pianta da portare a casa, quale ci consigli? Certo, lo spatifiglio secondo me è molto facile ed elegante perché ha le foglie belle, lucide e sembra una calla, ha questi fiori bianchi e si vedono tutto il tempo dell'anno, quindi è molto decorativo, in più facile da tenere perché sta anche negli angoli un po' non troppo luminosi, magari tipo sotto finestra, certi angoli che non sono sempre facili da gestire con le piante. Può essere posizionata in camera da letto perché è una delle piante che rilascia proprio l'ossigeno di notte e fa fare sonni tranquilli anche questa. E ha la caratteristica di assorbire muffe e riduce gli allergeni, che è veramente una cosa importante ai nostri giorni perché ce ne sono tanti. Nel prossimo servizio andremo a conoscere l'associazione Casa Artigiani. Casa Artigiani di che cosa si occupa e naturalmente che servizi eroga agli artigiani? Casa Artigiani si occupa di sostenere le imprese artigiane della provincia di Verona in tutte quelle che sono gli adempimenti burocratico-fiscali, amministrativi e soprattutto anche per poter lavorare meglio in un territorio che sta diventando molto difficile. Quali sono i servizi in particolare che sono utili agli artigiani? Beh, innanzitutto quello di sostegno alle categorie economiche. Noi curiamo tutta una serie di servizi particolari che sono rivolti ai mestieri, ai 305 mestieri che compongono l'artigianato e che di fatto trovano all'interno dell'associazione una risposta a tutti i loro problemi. Avete un osservatorio particolare e privilegiato su quelle che sono le esigenze degli artigiani in questo momento. Quali sono? Beh, oggi le esigenze particolari sono parecchie, anche perché la situazione non è facile da affrontare. Diciamo che il problema principale che in questo momento c'è è capire come interpretare il futuro prossimo che stanno vivendo le aziende. E c'è una forte preoccupazione dovuta al fatto del virus che in questo momento sta un po' attanagliando psicologicamente tutti i lavori e tutto il pubblico che dovrebbe in qualche modo cambiare un po' l'atteggiamento rispetto a quello che sta accadendo. Casa Artigiani è un osservatorio privilegiato per sapere quelle che sono le esigenze degli artigiani. Come è cambiato anche il ruolo dell'artigiano e che esigenze hanno oggi? Beh, innanzitutto, vivendo noi un panorama di oltre 30 anni all'interno di questa provincia, siamo stati in grado di capire quelle che sono state le evoluzioni dei settori che si sono trasformati profondamente, passando da un ruolo di pura manualità ad una tecnologizzazione particolare. Quindi, alla fine dei conti, l'osservatorio oggi ci permette di capire come poter approcciare il futuro in modo migliore. Evidentemente è un futuro un po' particolare e difficile, vedendo gli scenari che si stanno preconfigurando sia dal punto di vista economico ed anche dal punto di vista burocratico-fiscale, perché diciamo che queste imprese soffrono molto questo tipo di situazioni di poca stabilità a livello nazionale. In questi anni l'associazionismo ha visto anche dei momenti di crisi. Qual è la formula per avere successo? Casa Artigiani sta crescendo. Sì, sta crescendo perché abbiamo cambiato completamente il modo di fare associazione. Cioè siamo usciti dallo schema tipico di assistere le aziende su problemi che sono esclusivamente di carattere istituzionale e burocratico. Noi siamo una specie di sviluppatore di impresa, cioè ci poniamo sul mercato dando dei consigli, aprendo le porte a quelle che sono le aziende che hanno le idee ma non sanno come metterle in gioco. Quindi il nostro ruolo è quello di aiutarli a connetterli in un mondo che molto probabilmente purtroppo è ancora molto burocratico, ma attraverso qualche spinta si riesce in qualche modo a metterli in gioco. Si chiude anche questo appuntamento con il lavoro a 360 gradi, vi aspetto la settimana prossima puntuali. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro sito che è www.lavoro-360.it, dove guardare tutte le puntate. Elisa Tagliani vi saluta e vi aspetta la settimana prossima sempre con il lavoro a 360 gradi.